Bella ragazzi, il vostro Xyderone anche oggi con voi per un nuovo video di Clash Royale. Una delle carte sicuramente più odiate del nostro clashone è il gigante elettrico, che nonostante sia stato nerfato continua ad essere una carta davvero importante in un deck che gira bene. Oggi ve ne voglio far vedere uno davvero super interessante che, come vedete, utilizza proprio il gigante elettrico come attacco principale, sostenuto però da un sacco di truppe interessanti. Partiamo dall'arciere pirotecnico, che ovviamente si gioca dietro in protezione, al drago inferno e tre carte per la difesa, mini pecca, bocciatore e guardie. Il tutto condito con due spell per riuscire a impostare meglio il nostro attacco. Ovviamente mi riferisco al Vortex e alla Fulmine. Ma prima di andare a vedere le partite, voglio ricordarvi che è disponibile il nuovo calendario dell'avvento di Level Up. Trovate il link in descrizione, vi arriva a casa con questo bellissimo packaging e troverete al suo interno 24 caselle da aprire con 24 gusti diversi, 4 mai pubblicati, 3 classici e 17 random. E da oggi, con il codice Xyderone, avrete il 15% di sconto su tutti i prodotti. Level Up, creato dai gamer per i gamer. Andiamo subito a vederla in azione questa carta, perché ha davvero tanto ancora da dare. Siamo contro King Qian dei Mech Clan 133. Possiamo partire subito con il gigante elettrico dietro. Attenzione! Truppa molto pesante anche per lui, parliamo dello scheletro gigante. Qui bisogna vedere chi vuole condire come l'attacco. È molto interessante perché anche io avrei giocato l'arciere pirotecnico, cosa che infatti farei adesso per aiutare il mini pecca. Vediamo di andare a counterare il gran cavaliere con un drago elettrico, attenzione però, noi abbiamo in realtà il nostro Vortex, quindi possiamo tranquillamente partire con il Vortex e spostare tutte le sue truppe, tutti i suoi scheletrini che sono stati generati. E come vedete non è nessun problema buttare giù la prima torre. Attenzione perché il Drago Inferno è ancora full vita e può agganciare benissimo la torre. Ora c'è un mezzo problema, ma dobbiamo sistemarlo. Oh, in questo modo aveva più senso. Allora, siamo riusciti a splittare per fortuna gli sgherri. Quindi in realtà è stata una god mossa quella delle guardie, perché ha splittato l'orda e come vedete abbiamo subito pochi danni sulla torre di sinistra. Mini pecca che si rivela veramente indispensabile in questo frangente. Bocciatore molto alto. Arciere pirotecnico, aspettiamo un attimino che venga bloccato il suo scheletro gigante. Ha ben tre truppe che adesso lo stanno attaccando. Torre, arciere pirotecnico e bocciatore. L'importante era fermare esattamente lì. Meglio evitare qualsiasi problema e qui con il Vortex riusciamo di nuovo a togliere i suoi scheletrini e con l'arciere pirotecnico non subiamo chissà quanti danni. Adesso non bisogna assolutamente sedersi, ma nell'overtime bisogna spingere. Gigante elettrico ancora a destra, cannone a rotelle per lui. Ci gioca davanti il gigante, scheletro gigante centro. No, what? Andiamo a counterare questo cannone a rotelle, che è lentissimo in realtà. Arciere pirotecnico. Oh! Non dovrebbe essere un problema in realtà. Serve subito una protezione notevole. Lui non gioca con la zap, ma è pazzo? Ma è pazzo! Sì, qua potevamo anche non tirare il Vortex. Mini pecca comunque suo Grider. Qua direi che la difesa è davvero micidiale. Potremmo azzardare, se volessi, giocare di nuovo un gigante elettrico al centro. Arciere pirotecnico per togliere anche il problema dell'orda, ma guardate, guardate che potenza! Il gigante elettrico con la scossa che danneggia e non c'è più nessun problema. Fulmine che non serve neanche, ma che arriva ugualmente come scossa finale. Nice, nice, nice! Avete visto ragazzi come gira bene? Diciamo che innanzitutto, se vi piace questo deck, un pollicione in su ragazzi, non dimenticatevelo. Lasciate un bel like e un commento sotto questo video. Ma vi farò questa domanda e poi la troverete anche nei commenti pinnati. Voi cambiereste il fulmine con qualche altra carta? Intanto, Drago Inferno in partenza. Guardie.
Ah, sono pronto a fare questo attacco diverso. Cosa fa lui? Fulmine cattivissimo qui, ragazzi. Mamma mia. Ha danneggiato la torre, la Valchiria e la strega. Potremmo... No, vorrei evitare che l'arciere pirotecnico mi desse fastidio. Perché sembra che non fa danno, ma in realtà è fastidioso l'attacco dell'arciere pirotecnico. Qui potevamo in realtà giocare qualcosa di più interessante, ma siamo fortunati perché lui con la Tesla ci permette di recuperare un sacco di elisir per reimpostare il nostro attacco. Tesla che subisce anche il secondo danno, molto bene. Riapriamo con il gigante elettrico. Vediamo se lui è furbo a fare un attacco veloce. Ma noi abbiamo il mini pack in difesa per qualsiasi attacco veloce dovesse partire con uno grider o qualcosa del genere. Ok. Arciere pirotecnico di nuovo. Vorrei mettere delle guardie. Orco Giuda, non mi sono mica accorto della poison. Poison è abbastanza infame come carta. Qui io personalmente andrei col fulmine. Esatto. Guardate quanta vita che ha. Guardate quanta vita. Lo obbliga ad utilizzare una Valchiria molto indietro. Questo ci permette di recuperare l'Isir. Occiatore lo dobbiamo mettere in modo che eviti l'attacco dell'arciere pirotecnico. Va bene così che se lo subisce il bocciatore. Va bene. Basta che mi resista ancora una hit. Ok, fantastico. Oddio, sono riuscito a stirare la boccia. Ok, non ce la fa. Non è un problema. Subiamo un attacco. Quanto toglie? 400 ci può anche stare. Di nuovo, mago gigante elettrico da dietro. Attenzione. Giocata che potrebbe diventare pericolosa, quella della fornace di là. Subiremo tantissimi danni qua. Non ha senso counterare. Attenzione però anche alla poison. Eccola la poison. Appena si apre la Tesla. Ancora un secondo. Fantastico. Voglio mettere le truppe sul mio mago elettrico in modo che possiamo sfruttare al meglio la sua abilità. E adesso bocciatore che subisce i danni. Lui ha giocato davanti anche una Tesla. Sono pronto ad aprirgli con un altro mago elettrico. Gigante elettrico. Vai. Fulmine cattivissimo. Oh! Fulmine che in realtà non doveva prendere i suoi barbari scelti. Orco Giuda. Ci sta. Bellissima la sua giocata comunque, eh. Mi sta fregando bene, ma noi dovremmo riuscire con due... Non mi ricordo quando toglie il fulmine. Toglie 3,49, ancora non è sufficiente. Serve una hit. C'è poco da fare. Cicliamo e chiudiamo. Merda, mi frega. Ah! Ero convinto che non c'è... LOL! Molto bene. Ma avevo letto che toglieva 3,49 il fulmine. Va bene, ce la portiamo a casa. Totally unexpected, ma va bene. Meno male che c'è andata così, perché altrimenti sarebbe stato un bel problema. Molto god. Andiamo avanti ancora contro Young and Gun del clan MD. Strega per lui. Vediamo se l'attacco è buono. Mi serve il Drago Inferno. Mi serve rapidamente il Drago Inferno. Dai, Drago Inferno, inferna tutto quanto. Dai. Ok, ci sta il retarget, se l'hai bruciato adesso. Drago Inferno che rimane sul ponte, non verrà toccato dalla torre. Forse riusciamo addirittura. Esatto. Ad evitare il salto del Gran Cavaliere. Qua siamo sotto. What? Non faccio nulla. Va benissimo. Bocciatore da dietro. Non mi aspettavo questa gelo. Mi aspetto un attacco veloce allora. Perché ha giocato una gelo. Fulmine. Devastante l'attacco. Attenzione, perché qua potrei rischiare tantissimo se lui avesse di nuovo l'elisir per il Gran Cavaliere, ma in realtà ha giocato la strega. Non può averlo così tanto l'elisir. Va bene. Chip damage. Questi sono danni pochi ma continui. Molto bene.
attenzione, chiudiamola bene perché adesso sappiamo tutte le sue carte. Torre Inferno, Fireball, Strega e... poi me lo sono dimenticato. Drago Inferno, Gran Cavaliere. Avanti. Drago Inferno da sinistra. Gigante Elettrico obbligato adesso. Potevo aspettare anche un secondo in più. Ok, Fornace. Qui sarebbe stato buono avere pronta la... la Fulmine, ma non si può avere tutto. Cimitero. Che noi andremo a counterare con le guardie. Questa giocata gli costa la partita. Questa è una giocata che gli costa la partita, anche perché noi possiamo counterare tranquillamente il cimitero con il Vortex. Ed infatti lui, non avendo più la gelo, non ci fa subire neanche tanti danni. Una Fulmine cattivissima. Lui è obbligato a utilizzare un altro spell. Abbiamo tolto dai piedi la strega e con la zap, quella costante del gigante elettrico, non ci preoccupiamo neanche degli scheletrini della strega. Avanti di nuovo con il bocciatore. Gigante elettrico subito davanti. L'attacco che stiamo caricando è devastante. Io fossi lui mi arrenderei. Credo che lo abbia già fatto. Aspettiamo se dovesse giocare un gran cavaliere disperato. Ma credo che non lo faccia. Ed infatti, arrendendosi all'attacco e alla potenza del mio deck, posso dirvi che vinciamo anche oggi 3 partite su 3. Let's go! Let's go! Insomma ragazzi, io spero che questo deck vi sia piaciuto, secondo me è devastante, nonostante non avessi tutte le carte maxate, manca il bocciatore e mancano le guardie, un bel pollicione in su, lasciate un commento, noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!